Dovremmo esserci. Allora, ciao a tutti e bentornati in via Manzoni 13 a Lecce per una nuova puntata di Sta Jazz nella mia cameretta polivalente. Scusatemi, non utilizzavo la parola cameretta dall'85, ma vabbè, credo che in questo periodo qualche licenza poetica legata al mio passato può essere concessa. Niente, torno serio, come le trasmissioni serie. Allora, quindi dicevo, bentornati. Ista Jazz, incontri, discorsi, chiacchiera intorno, semiserie intorno al mondo del jazz. Inizio prima di tutto a ringraziare tutte le persone che in questi giorni mi stanno contattando e stanno contribuendo alla realizzazione di queste puntate, di questi incontri, con le loro domande e con i loro consigli. Vi ringrazio. Detto questo, oggi è una puntata speciale, per due motivi. Innanzitutto è infrasettimanale, di solito noi ci vediamo sempre la domenica, ma questa settimana e la prossima gli appuntamenti saranno due per settimana, uno il giovedì alle ore 15 e l'altro o il sabato o la domenica. Per cui iscrivetevi al canale, continuate a fare delle richieste e a fare domande, siamo qui per voi. Il prossimo appuntamento infatti sarà sabato alle 18 in compagnia di Gigi Cifarelli. Dicevo, questa puntata è speciale anche per un altro motivo. Oggi è una puntata doppia. Gli ospiti di questa sera, infatti, sono due. Sono legati dalla stessa passione per la chitarra jazz e casualmente hanno lo stesso cognome. Vedremo come questo ha influenzato le loro vite. Mi piaceva fare questa puntata doppia perché avremo la possibilità di dare uno sguardo anche alla differente prospettiva e al differente approccio allo studio in due generazioni differenti. Sto parlando, la puntata infatti l'ho chiamata Cordisco Legacy, maestro Nicola Cordisco e Daniele, non che Daniele non sia maestro, ma ho avuto la fortuna di essere allievo di Nicola qui al Conservatorio di Lecce, quindi maestro per me rimane sempre. Quindi entrambi attivissimi sia nell'ambito della didattica sia dal punto di vista live. Come sapete, sono un gran chiacchierone, infatti adesso sono già 5 minuti che sto parlando da solo. Detto questo, io inizierei subito con Nicola, vediamo se, come nelle trasmissioni importanti, sei in linea con noi. Lo aggiungiamo. Ti sento, ti sento. Beh, benissimo, benvenuto maestro. Oh, Ci grazie. accendiamo prima maestro perché ho avuto la fortuna di essere tuo allievo per un bel po', diciamo, qui nel Conservatorio di Lecce. Quindi, Abbiamo fatto per una puntatina veloce da te, guarda che siamo adesso. Cioè, stabiliamo una cosa però, per il resto della trasmissione ti darò del tuo. e tre, certo, normale, ci ho Vabbè. provato per un anno intero e non ci sono riuscito, però adesso. Va bene, va bene, va bene. Nella mia cameretta succede questo e altro. Allora, innanzitutto ti porto i saluti, vedi già sulla nostra chat di YouTube stanno arrivando un sacco di saluti dei tuoi allievi. Niente, A tutti. innanzitutto ti ringrazio per il tempo concessomi. Come stai? Come va la quarantena? Raccontaci un po', maestro. Oh, scusami, Nicola. Nicola, va bene Giancarlo, grazie, grazie per avermi invitato, grazie a tutti quelli che si sono collegati, mi fa piacere, è stata una bella. Intanto è bello quando risento gli allievi di Lecce perché sono un po' di mesi che manco da Lecce. Sarei dovuto venire a marzo e invece è saltato tutto, per cui vabbè, aspetteremo tempi migliori. Per Sicuramente. me la quarantena non è tanto una novità, perché io normalmente sto molto dentro casa.
Quindi non sono un tipo girandolone che va sempre fuori, per cui non è che è cambiato più di tanto. Però mi rendo conto che invece dal punto di vista lavorativo è cambiato molto perché chi non insegna, ma prevalentemente opera nel campo dello spettacolo, quindi si esibisce, suona in teatri, in club, pub, eccetera. Sicuramente è stato più intaccato da questa crisi. Allora, vabbè, io, questo periodo fortunatamente è il periodo un pochettino più tranquillo dell'anno, perché in genere la maggior parte dei concerti, le serate, gli eventi dal vivo si concentrano più nel periodo estivo, primaverile estivo. Però, ecco, io in effetti ho perso poche date. Non ne avevo molte in questo periodo perché ero concentrato più con l'insegnamento nella scuola, nel conservatorio di Campobasso dove insegno da 3 anni. E quindi, diciamo, è cambiato il fatto che mi manca il contatto diretto con i ragazzi, con gli studenti, però siamo riusciti a recuperare un po' tramite le lezioni online, come fanno un po' tutti, anche se per quanto riguarda la musica, diciamo, non è la stessa cosa. È un po' più difficile fare le lezioni online, i collegamenti, tu l'hai visto anche adesso con la tua trasmissione, i collegamenti non sono sempre, diciamo, buoni Ottimali. dal punto di vista, diciamo, della connessione. Ci adattiamo, facciamo quello che possiamo. La cosa importante è tenere il contatto sia con gli studenti che con gli amici, i colleghi. Questo è importante perché, insomma, non dovrebbe essere in eterno. Questa situazione avrà un limite. Speriamo il periodo più corto possibile. Bene, bene. Quindi, diciamo, io mi sto concentrando qui a casa cercando di ogni tanto preparo un pochettino il repertorio per i ragazzi, perché prevalentemente i ragazzi stanno lavorando molto sul repertorio. È la materia principale che nei conservatori prende più ore di tutti, la prassi del repertorio. Per cui cerco di dare un po' qualche consiglio ai ragazzi nel triennio, diciamo, ci concentriamo sull'apprendimento degli standard, quelli più, diciamo, i più importanti del repertorio jazzistico. Per quanto riguarda i ragazzi del biennio, andiamo avanti un po' con magari con qualche tecnica più particolare, il chord melody, che è affrontato un pochettino di meno durante il periodo del triennio. Insomma, poi ci sarebbero tante cose da Quindi, raccontare riguardo alla didattica. comunque la tua attenzione principale è rivolta a mantenere comunque un contatto con gli allievi in qualsiasi modo, cioè essere presente nelle loro giornate, dargli spunti e far vedere che comunque si deve continuare a studiare e a produrre musica. Sì, ma ho visto che comunque i ragazzi sono stranamente hanno mantenuto un buon livello, diciamo, di preparazione, e devo dire molti hanno studiato anche di più. Forse a volte bisogna legarli a casa, i ragazzi, per farli studiare. Ok, mi piace questo finale col sorriso, va bene. Maestro, allora, Nicola, scusami, iniziamo subito. A me piace durante questi incontri anche dare la possibilità, io dico sempre, come dice Cerri, a mia mamma, no? Cioè, chi è che, non, che magari non è pratico dell'ambiente jazz italiano, anche la possibilità di incontrare, di conoscere artisti nuovi. E quindi anche alcune domande sono rivolte a questo. Ci racconti un po' i tuoi inizi? Hai iniziato con la chitarra classica, se non sbaglio, proprio lì nel conservatorio di Campobasso, e poi a un certo punto, a metà degli anni 70, dopo i primi anni di studi di chitarra classica, hai fatto una cosa che comunque per l'epoca era singolare e non tanto semplice. Io la definisco una scelta anche molto coraggiosa, perché già all'epoca ci si spostava per motivi di lavoro, ma proprio uscire fuori, spostarsi per la musica doveva essere ancora più difficile accettare dall'intorno musicale. Quindi tu, a metà degli anni 70, ti sei spostato a Londra.
dove poi hai continuato gli studi sia di chitarra classica, ma poi hai avuto la gran fortuna di entrare in contatto con i grandi della musica jazz che magari dalle parti nostre in quegli anni passavano un po' meno. E vado al dunque, due domande. Cosa ti ha spinto a spostarti? Se c'è stato un evento che ti ha portato proprio a dire ok, qui non posso stare, devo muovermi, e soprattutto com'è stato l'impatto con un ambiente così diverso come quella di Londra di metà degli anni 70? Raccontaci un po'. Allora, io sono ero andato in vacanza a Londra nel 74, appena finito il liceo. Il liceo artistico e io ero proiettato verso la carriera dell'architettura. Infatti me l'ho scritto anche all'università a Roma. Però a fasi alterne, diciamo durante le estati, 74, 75, 76, andavo in vacanza in Inghilterra. Prevalentemente era in Cornovaglia, dove avevo degli amici con cui stavamo insieme, lavoravo in un ristorantino, guadagnavo qualcosa. E poi, diciamo, tutti i soldi che guadagnavo li spendevo per comprarmi dischi, vinili. Infatti, la maggior parte della mia discografia, della discografia che ho a casa è stata prodotta in quel periodo, con i risparmi di questo lavoretto estivo che riuscivo a mettere da parte. Però, per quanto riguarda la chitarra, diciamo, è venuta successivamente perché nel periodo in cui stavo all'università a Roma è stata aperta la classe di chitarra classica in conservatorio a Campobasso. E allora la situazione universitaria era molto burrascosa nel 74-75, sai, le agitazioni studentesche, varie vicissitudini che mi hanno portato a fare questo cambio di rotta. E per cui mi sono iscritto al Conservatorio di Campobasso e ho frequentato 3-4 anni fino a quando c'è stato il militare che mi ha un po' interrotto. Però, tornando al discorso dell'Inghilterra, io nel 79 mi ricordo che vidi un programma in televisione quando la RAI ancora trasmetteva concerti jazz. Fiorello ancora non c'era e quindi la televisione ogni tanto si occupava anche di musica seria. Non era solo un'animazione turistica. E c'era un concerto degli Iconics una sera che mi ricordo mi colpì particolarmente. In quartetto con un chitarrista, cioè la sezione ritmica era inglese, il chitarrista si chiamava Dave Cliff, chitarrista, era uno dei chitarristi che andava per la maggiore a Londra nel periodo, nel 70, questo era risale al 79, credo. Quindi vidi questo concerto e mi rimase impresso il nome di questo chitarrista. Poi, dopo qualche mese, un mio amico tornò da una vacanza estiva a Londra e mi disse che mi portò un dépliant di un corso estivo dove questo chitarrista aveva insegnato. In qualche maniera ho cominciato a trovare gli indirizzi, ho cominciato a scrivere perché allora si scriveva per lettere, non esisteva l'email, non esistevano. Ma i telefoni, cioè, sicuramente sarebbe stato improponibile perché io con l'inglese allora non avevo ancora molta dimestichezza. Quindi scrissi a questo chitarrista. Riuscì ad avere l'indirizzo e lui mi disse che era disponibile per darmi delle lezioni. E partì così per andare, penso, qualche mese. Avevo deciso di stare qualche mese lì a Londra e prendere delle lezioni di chitarra jazz, perché non avevo mai avuto lezioni di chitarra jazz. Diciamo, il mio studio era stato di chitarra classica perché c'era solo la chitarra classica in conservatorio, i corsi di jazz non esistevano ancora. Quindi andai a Londra e mi incontrai con questo chitarrista, fu molto gentile. Penso che riuscii ad avere una decina di lezioni con lui. Però nel frattempo decisi anche di continuare gli studi classici, per cui mi sono iscritto dopo 2 anni, mi sono iscritto al Trinity College of Music, dove ho cominciato a frequentare i corsi regolarmente e poi nell'86 mi sono diplomato lì. Però nell'88 abbiamo deciso di tornare, nell'87 abbiamo deciso di tornare io e mia moglie perché nel frattempo mi sono sposato, avevamo quasi deciso di rimanere lì. Mia moglie è inglese, però tornando d'estate, tornando qui in Italia, è venuta la voglia di ritornare qui come base.
Quanto tempo sei rimasto quindi? 10 anni? Sono rimasto dunque, i primi anni, complessivamente quasi 10 anni. Ma tanto. Però è stata una bella esperienza perché, appunto, a parte queste poche lezioni che feci il primo anno con questo chitarrista inglese, poi dopo di quel periodo ho deciso di cominciare a lavorare con la musica perché i primi lavori che ho fatto praticamente erano lavori di c'era l'esigenza, diciamo, di dover sopravvivere, per cui lavoretti sparsi, ho fatto il commesso in un negozio di libri un periodo, poi ho fatto il lavapiatti in un ristorante, poi appena ho cominciato, ho fatto il barista per un anno, però appena ho cominciato a lavorare con la musica, ho visto che praticamente riuscivo a guadagnare, suonando 2 sere a settimana, riuscivo a guadagnare di più di quanto guadagnassi lavorando tutta la settimana. Per cui dall'82, gennaio 82, mi iscrissi all'ufficio delle tasse in Inghilterra come self-employed, ho cominciato a pagare i miei contributi e niente, è continuato. Da allora non ho dovuto fare altri mestieri, fortunatamente. Che a questo riguardo, com'era la scena londinese da un punto di vista del jazz? Il Ronnie Scott c'era già negli anni 70. Ronnie Scott era già il club più famoso non solo di Londra, ma è uno dei club più famosi del mondo. 100 Club c'era pure. 100 Club c'era a Oxford Street, ci sono stato un paio di volte, ci ho sentito Barney Kessel, 100 Cioè, a questo proposito, raccontaci com'era l'ambiente e se, per esempio, a vedere dal vivo Barney Kessel, c'è qualche concerto proprio che già eri proiettato verso quella musica, però vedere i grandi dal vivo era Eh un sì, input ancora più grande. Raccontaci qualche sono incontro. arrivato nel 87, scusami, nel 79, quando mi sono spostato definitivamente. E mi ricordo che il primo concerto che andai a sentire era Ronnie Scott, era un concerto di Oscar Peterson in trio. Era così piena la sala che praticamente io mi sono dovuto sedere per terra tra due tavoli e stavo a tipo 15 metri di distanza, ho visto solo la schiena di Oscar Peterson. Però è stata un'emozione fortissima, c'era la cassetta, il registratore a cassette per registrare il concerto, c'era la cameriera che passava ogni tanto e mi riprendeva perché non potevo stare lì, che disturbavo il suo passaggio. Insomma. Però è stata un'emozione molto grande perché era la prima volta che entravo nel Rolling Scott. Poi successivamente mi sono iscritto al sindacato dei musicisti, per cui avevo degli sconti particolari, riuscivo ad entrare al Rolling Scott con una sola sterlina, pagavo un pound dal lunedì al giovedì e quindi diciamo che ci andavo in media almeno un paio di volte a settimana, stavo lì. Ho sentito talmente tanti concerti in quegli anni che non me ne ricordo manco più. Ogni tanto Cioè, basta. mi viene in mente qualche formazione, qualche volta confondo le formazioni, dico no, aspetta, quel concerto non è possibile che quel tipo suonava con quello. Però ho visto talmente tanti concerti, ho visto Joe Pass dal vivo. Mi racconti questo incontro? Mi sembra che facessi pure una masterclass con lui o ricordo male? Sì, la masterclass l'abbiamo fatta, però era un teatro grande, non mi ricordo che teatro fosse questo teatro. Però la sera che andai a sentire Joe Pass, ero praticamente il palco del Ronnie Scott non era molto alto, era tipo mezzo metro. E io ero in prima fila, proprio vicino al palco, c'era un tavolino, c'ero io e un mio amico. E lui ha cominciato a suonare, in quel caso, in quell'occasione suonava da solo. Ha suonato il primo pezzo. E poi ha guardato l'orologio, così, senza vergogna. Visto? Noi normalmente quando siamo a suonare, anche se vogliamo dare un'occhiata all'orologio, cerchiamo di non farcene accorgere dal pubblico perché non sembra molto bello. Invece lui proprio tranquillo, così, ha fatto così, guardato l'orologio. Allora io stavo a 1 metro di distanza da lui, gli ho detto piano piano, sottovoce, gli ho detto sono le 11:30. E lui ha abbagliato un po' dai fari, dalla cosa, dice, ah, 11:30, what does that mean? Oh, quarter past 11, si è pure sbagliato. E quindi è stata simpatica sta cosa perché cioè, non si è vergognato di farsi vedere che guardava l'orologio, perché mi ricordo che in un'occasione, in una intervista che ho sentito sua, lui raccontava di quanto è triste e difficile suonare da soli, nel senso che quando suoni, magari suoni, stai a suonare, suoni 2 o 3 pezzi, poi guardi l'orologio e ti accorgi che sono passati manco 10 minuti, dici quando finisci? Considera che a Ronnie Scott in quel periodo facevano, i concerti duravano
c'era un set, una band, diciamo, support band, la band di, diciamo, che apriva il concerto. Poi c'era il primo set dell'artista principale. Poi il pubblico andava via e si ricambiava la clientela. Entrava altra gente, c'era il secondo set, band che apriva il concerto e concerto principale. Per cui lui doveva suonare due set, almeno quasi di un'oretta l'uno, ogni sera per 15 giorni. Ogni Quindi, sera per 15 per giorni. 15 giorni, perché quando arrivavano artisti tipo lui, Oscar Peterson, che ne so, Jazz Messengers, questi gruppi, avevano gli ingaggi per 2 settimane e tutte le settimane era sold out. Quindi io ero fortunato perché, avendo la tessera del sindacato dei musicisti, riuscivo ad entrare. Però era già costoso parecchio allora il club. Però Ma ecco, che tempi. diciamo, la maggior parte dei concerti belli li ho visti lì. Però c'era anche un altro posto, si chiamava Pizza Express, che esiste C'è ancora. ancora, esiste Un bel ancora. club che sta molto vicino a Ronnie Scott, in una Sì. traversa a fianco a Ronnie Scott. Sempre E Soho, sempre. ricordo che una volta andai a sentire un concerto di Barney Kessel pure lì. Questa è stata la prima volta, Barney Kessel in trio. Ma. Tu puoi immaginare che emozione, perché adesso è più facile, guarda, sentire i concerti dappertutto. Diciamo, si è un po' persa quell'alone di leggenda quando vai a sentire un artista. Di questo poi ne parleremo perché è di stringente attualità, no? Il fatto che adesso si sta parlando tanto a causa di questo periodo di lockdown, dello streaming, del contenuto su YouTube, delle cose, o comunque la reperibilità del materiale è infinito, ma all'epoca appunto sì, poter vedere dal vivo un artista era veramente. Era così strano perché considera che anche la televisione era bianco e nero, per esempio. Adesso io mi rifaccio piuttosto agli anni 70. Quando tu vedevi un artista dal vivo, lo vedevi con i colori normali, già ti sembrava strano. Io ricordo una volta c'era l'artista. Magari si poteva pensare che Green fosse bianco. Sì, no, era strana sta cosa. Perché io mi ricordo, vedi un concerto, c'è la festa grande che è il Corpus Domini qui a Campobasso, praticamente, come a Lecce che ci sta la festa di. Qual è la San festa di Pronto. Santoronza, la festa più grande, esatto. Qui al Corpus Domini, a Campobasso, negli anni 60, mi ricordo che venne l'orchestra di Bruno Canfora. Bruno Canfora, direttore dell'orchestra di Studio 1, di tutti i programmi del periodo. E c'era il quartetto Cetra, quartetto vocale degli anni Mamma mia. 60. E io vedere questi artisti così, quando è uscita Milva, ho visto che aveva i capelli rossi, io sono rimasto così, incredibile, non potevo crederci. Quindi era già questo il fatto che avevamo la televisione bianca e nera, vedere gli artisti con i colori reali, già questo ti sembrava strano. Poi sentivi la voglia di andarla a toccare, dici, ma chi è? Ma è vero, è di carne questo? Perché tu lo immaginavi come un essere supremo, non Sì, come irraggiungibile. adesso è facile conoscere chiunque, per cui queste cose è difficile anche raccontarle. Cioè, un ragazzo di Vabbè, oggi non le io ti capisce. capisco benissimo. Vabbè, L'ho vissuta tantissimo, anch'io l'hai non vissuta. sono così giovane. Poi noi, diciamo, soprattutto chi ha vissuto in provincia, ancora a maggior ragione diciamo, aveva queste impressioni in maniera un po' più forte, perché sai, quando tu abiti in una città grande, bene o male, i concerti, hai più accesso ai concerti, a diversi concerti, quindi anche per strada magari ti capita di incontrare un personaggio famoso. Sì, Invece a è vero. Campobasso chi viene? Solo al Corpus Domini può arrivare qualcuno. Figurati a Lecce. Questo parliamo degli anni 60-70, poi dopo invece sono cambiate talmente tanto le cose, per cui Sì. Campobasso è diventata, io dico, certe volte mi viene da ridere quando ho incontrato Peter Bernstein, una delle prime volte che l'ho incontrato a Perugia, dopo che ci eravamo già visti a Campobasso, mi disse, ehi, Campobasso, the Jazz Town! Perché in quel periodo c'erano talmente tanti concerti, che c'erano tante rassegne, che scoppiava la città, che era una cittadina di 50.000 abitanti, che era piena di attività. No? Noi abbiamo organizzato un sacco di concerti con la nostra scuola, Thelonious Monk, con Sì. A l'associazione tal Monk, e ci sono stati. proposito, ti ringrazio per questi ricordi, cioè è bellissimo, no? Perché,
cosa che riesci sempre a comunicare questa grande passione che hai, no? Per questa musica ed è bello perché in fondo quello per cui è nata questa serie di incontri, no? Farsi compagnia, però anche condividere discorsi e chiacchiericci su una cosa che ci piace, che ci appassiona. È bello quando hai parlato di Joe Pass, veramente, cioè il fatto di vedere questi musicisti come i nostri eroi, no? È bello, a me è sempre piaciuta questa tua capacità, a Lecce si dice fomentare, cioè di dai, che bello, va bene. La cosa bella è che quando l'ho visto Joe Pass, guardavo la mano e dico, c'ho questa fortuna di stare a 1 metro di distanza, non capivo nulla di quello che faceva. Perché era talmente strano per me vedere, io ero abituato ad ascoltare soltanto. E avevo trascritto un sacco di pezzi di Joe Pass e le avevo trascritte anche bene, ma non sapevo che diteggiature utilizzava, perché magari utilizzava delle diteggiature diverse e io non riconoscevo gli accordi, ero più veloce con le orecchie che con gli occhi. Questa Benissimo, hai toccato, è una mi cosa strana. permetto di farti una domanda al riguardo, perché a parte la tua carriera da musicista, ma comunque ti sei distinto anche in questi anni per l'insegnamento, no? Cioè è un'arte che hai praticato tantissimo. La prima volta che ci siamo conosciuti nel 2002, che lavoravi già per Umbria Jazz, nella classe di Mark White della Berklee. Comunque, sia a Campobasso, sia negli ultimi anni in conservatorio o con tutti i seminari, sei stato sempre molto attivo nella divulgazione musicale. Allora, la prima cosa che volevo chiederti, hai detto una frase prima molto interessante, no? Ero più veloce con le orecchie che con gli occhi. Molto spesso adesso si ha il problema contrario, no? Che è collegato anche a quello che dicevamo prima, la gioia di vedere dal vivo la musica o l'emozione di vivere il live come qualcosa di esclusivo. Cioè adesso siamo inondati di video, contenuti multimediali, il che anche l'evento in sé ha perso importante. D'altro canto, molto spesso la vista vince sull'orecchio, no? Molto almeno io mi sono accorto, ti rubo solo un secondo, che molto spesso molte cose le ascoltavo di chitarristi perché erano belle, tra virgolette, da vedere. Poi quando vai ad ascoltare, magari in cuffia, diceva: ma perché ascoltavo sta cosa? Cioè, no? Cioè, sì, bello, ma che mi serve? Non so. Questa è stata la mia esperienza. Com'è cambiata, quindi, secondo te, Nicola, l'approccio allo strumento e se hai notato qualcosa o che qualcosa che forse va sistemata o vedi soltanto positività nei nuovi mezzi? Insomma, già nel 2002, quando io venni a Umbria Jazz, il mondo era totalmente diverso. Cioè, io ricordo ancora quando Mark ci faceva vedere i drop, no? O le forme a corda, per me era proprio cosa? Cos'è sta cosa? Raccontaci un po', dacci un tuo pensiero al riguardo. Sì, torno soltanto brevemente a quella cosa che prima dell'ascolto, della visibilità, diciamo, dei concerti, invece dell'ascolto un po' più. Io ho notato una cosa ultimamente, che quando ho visto, vedendo talmente tanti concerti in genere, a volte anche ad Umbria Jazz, sono 22 edizioni che faccio l'assistente, e ho visto centinaia e centinaia di concerti. E a volte non ricordo che lo stesso concerto che avevo visto dal vivo a Perugia lo ritrasmettevano in televisione qualche mese dopo, perché un periodo continuava la Rai anche i primi anni 2000 a mandare in onda questi concerti. E io guardavo questo concerto in televisione e mi accorgevo che il fatto di doverlo vedere in televisione, seduto con calma, concentrato, mi faceva apprezzare questo concerto molto di più. Dicevo, ma questo è lo stesso concerto che io ho visto dal vivo? Possibile che non mi è arrivata la stessa sensazione che mi arriva adesso che lo sto vedendo così in televisione. Perché evidentemente quando sei in mezzo alla folla, in teatro, sono tanti i fattori che a me succede, questa è una cosa personale, i fattori che mi distraggono e non mi fanno apprezzare molto quello che sto ascoltando. Per cui tornando al discorso visivo oppure uditivo, credo che sia, ecco, il senso dell'udito sia più
per quanto mi riguarda, sia più importante riguardo alla musica. Oggi invece i ragazzi, sì, molto spesso tendono a guardare perché si è dato molta più importanza anche all'immagine dell'artista. Io quando vedevo Joe Pass che stava seduto là, si sedeva, basta, stava seduto. Vabbè, io pure ho vissuto, ho suonato una vita sempre seduto. Poi qualcuno, qualche periodo, me l'ha fatto pesare, stavo, ma tu perché non suoni mai in piedi? E io dicevo, ma perché? Eh no, così è più bello, cioè, com'è più bello? Che vuol dire? Non riuscivo a capire. Allora, sai, c'è stato, vabbè, diciamo, tutta la società è cambiata, nel senso che ha dato molta più importanza anche all'immagine, e quindi questo ha intaccato anche l'arte, sicuramente. E quindi l'artista è stato importante anche per come si presentava sul palco, per come si vestiva. Tutti questi fattori hanno cominciato ad avere più importanza. Per cui, vabbè, diciamo che tutto è buono, però la cosa importante è che non ci si distrae dal contenuto, che è la cosa principale. Ecco, come hai detto tu, molto spesso i ragazzi vengono, siccome ho avuto contatti con tanti ragazzi di diverse generazioni, diverse età, e molto spesso i ragazzi vengono da me all'inizio e sono impressionati più da Slash o da John Petrucci che da, che ne so, un Tal Farlow oppure un Pat Martino. Se uno vede Pat Martino quando suona, sembra un fantasma che sta lì con la chitarra in mano. Oppure se guardi, a questo proposito, Mick Goodrick, chitarrista grande Mick Goodrick, quando si parlava di stage presence, dice, quando si parlano di me parlano di stage absence. Perché lui era un altro che, diciamo, non si curava molto di questo aspetto. No, no, ma per carità, è come dicevi prima, Nicola, è sempre è importante anche tutto quello che è successo dopo, no? Come dicevi prima, che magari la registrazione dei video YouTube aiuta tantissimo, però magari molto spesso diventa anche, ti parlo da un punto di vista didattico, diventa addirittura difficile andarsi a ricercare il materiale e magari certi nomi sono più presenti di altri, non per scelta Quindi proprio, un ma perché diventa. discorso. È molto più facile che nella mia ricerca esca un chitarrista come Petrucci che esca uno dal Sì, Farlo. ma il discorso dei followers, dei mi piace, tutte queste logiche che va bene, però non so sicuro se, ecco, se uno riesce veramente a concentrarsi sulla cosa principale. Ecco. Ok, Un ragazzino viene attratto sicuramente più dal chitarrista biondino, capello lungo, magari, che dal pelato vecchio. Cioè, vabbè. Sì, non riesce ad non riesce a perché hai detto concentrarsi sul messaggio. del pelato, cioè maestro, Certo, allora noi no, non siamo faccio fuori. nemmeno a nessuno. Però succede questo, e questo mi fa tornare in mente quando ero ragazzo anch'io. A noi piaceva più Gianni Morandi che Claudio Villa, per dire, no? Che Gianni Morandi era un po' più vicino ai giovani, allora Claudio Villa invece faceva parte del passato. Però senza pensare al contenuto di quello che è. E quindi i ragazzini, parlo di ragazzi molto più giovani, gli adolescenti, a volte hanno dei parametri, diciamo, stabiliscono le loro, le cose che a loro piacciono in base anche al fatto estetico. E quindi un chitarrista giovane, magari più bellino, ha più fortuna diciamo, sul web rispetto a un chitarrista che almeno. Questo ti potrei fare dei nomi di persone che mi hanno raccontato queste cose, però non mi sembra giusto. Però chitarristi americani molto bravi che dicono, quel tipo là, quello fa il bellino col capello lungo, perché. Però. Nicola, ci suoni qualcosa? Che Ti ti va? devo suonare? Io sì, suonare con questi mezzi, sai, è un po'. Non so intanto se si sente un po'. Se si Per sente. me suona benissimo, se ne hai voglia. Perché a volte l'audio non è il massimo. Poi suonare anche da soli non è. Tornando al discorso di Joe Pass, sai? Joe Pass lo faceva per 15 giorni e poi magari tornava negli Stati Uniti e lo faceva ancora per altri 15 giorni, l'ha fatta per una vita. Però Sì, mamma mia. noi normalmente facciamo poco a casa, la facciamo suonare da soli e magari lo facciamo in maniera così disordinata, cominciamo a suonare un pezzo, poi passiamo a un altro pezzo, così. Avere un programma proprio, tranne alcuni chitarristi che si specializzano in quello, non è facile avere un programma e un repertorio di chitarra sola. Per
perché sai, con la chitarra rispetto al piano devi organizzarti tutta la, cioè, tutto l'arrangiamento va un po' curato nei minimi dettagli. Volendoti fare una cosa che così sono sicuro di ricordarla dall'inizio alla fine, magari ti posso fare qualcosa tipo... Ma qualsiasi cosa ci vuoi regalare. Ti lascio il foto alla finestra. Yes. Grazie Nicola, grazie. Allora,
Io direi magari ci senti, grazie per gli spunti e le idee che ci hai dato con questa esibizione, che ne parleremo tra poco. Io sento sempre tanto Joe Pass quando ho la fortuna di ascoltarti. Parleremo poi dopo, entrando più nel tecnico, così ci sono anche un paio di domande riguardo al rapporto tra il basso, il walking bass e la parte melodica. Magari ci risentiamo tra un po'. Io chiamerei in causa adesso, come dicevo all'inizio della puntata, una persona che ha il tuo stesso cognome. E come dicevo pure, dicevo, vediamo come questo ha influenzato le loro vite, anche perché, insomma, ne parliamo col diretto interessato, un certo, si chiama Gordisco, anche lui, Ciao a tutti. Buonasera Daniele, ci senti? Sei in posizione? Ok. Papà, prima non lo sentivo, però adesso non so come sei migliorato. No, per noi va benissimo. A tra poco, Nicola, ci sentiamo dopo. Vai. Ci lasci in buone mani. Ciao Daniele, ciao, ciao benvenuto. Giancarlo, ciao a tutti quelli che sono collegati. Tutto bene? Sì, diciamo, combattiamo in casa. Allora, innanzitutto ti ringrazio del tempo che ci stai dedicando, insomma, super, Eh super beh, sì, perché di gentile. questi tempi ero talmente impegnato che non c'era. Beh, magari si ha anche una reazione contraria, no? A tal proposito, raccontami, anzi, raccontaci la tua esperienza con la quarantena, come ha cambiato la tua vita, se hai organizzato una routine, come stai? Raccontaci, poi avremo tanto di cui dire a proposito del tuo cognome. Allora, Giancarlo, innanzitutto premetto che ti perdo ogni tanto, quindi ti dovrò richiedere forse qualche domanda, però questa l'ho capita. Allora, ma diciamo che è una cosa sicuramente nuova per tutti quanti noi che siamo abituati a vivere la musica con i nostri colleghi, con gli amici, con gli studenti tutti i giorni. Quindi, in primis, c'è stato un momento all'inizio dove l'abbiamo preso un po'. Così, diciamo, chissà quanto durerà, pensavamo durasse molto di meno, invece siamo arrivati adesso a oltre 40 giorni più o meno. Ma guarda, ho cercato sin da subito, siccome avevo questo tempo libero, all'inizio mi sono buttato a capofitto a studiare alcune cose, anche concetti teorici, armonici che non avevo affrontato bene, almeno non dal punto di vista proprio accademico, se vogliamo. E poi in un secondo momento ovviamente ho cominciato a trascrivere un po' di più, ma senza un ordine principale, cioè nel senso che magari, che ne so, la mattina mi svegliavo, mettevo un disco di Frank Sinatra e tipo che c'è stato un pezzo che ascoltavo un po' di settimane fa, adesso non ricordo. Era uno standard anche famoso, insomma, e mi sono messo a scrivere gli accordi. Poi sentivo un disco di Jeff Tate Watts con il grande Kenny Kirkland al piano e ho sentito questo solo su Black Nile che ricordavo di aver sentito moltissimi anni fa. E allora ho detto: aspetta, fammi studiare alcune cose. Poi una giornata ho dedicato 8 ore a George Benson, mi sono trascritto uno dei soli che erano quelli. Era il solo, insomma, forse quello più interessante, se vogliamo, dei suoi soli che ho sempre voluto trascrivere, era quello su A Dream to That. Beh, però, diciamo, è molto disorganizzata la cosa. Cerco di avere solo diciamo, un'organizzazione dal punto di vista, non mi sveglio troppo tardi, che questo per me è abbastanza difficile, e cerco di suonare tutti i giorni almeno 3 ore, 3-4 ore. Però, diciamo, non sono mai stato un marine, non sono troppo stressato con me stesso. Ho ripreso un po' la lettura a prima vista, che è sempre un argomento scottante per noi Ai, ai, pianisti. ai, ai, ai. Non parliamo, cioè, allora, questa cosa della lettura non se ne parla nelle trasmissioni per chitarristi. Lo so, però è una cosa, sai, è sempre stata Sento delle interferenze, infatti. È sempre stata una nota dolente, se vogliamo, questa. Quindi varie volte nell'arco della mia carriera l'ho ripresa un po', non essendo, diciamo, avendo approcciato la musica sin da piccolo come un gioco per condividere un po' di tempo con la persona che hai intervistato prima.
E ovviamente, sai, non ho fatto uno studio molto accademico, e questo in alcuni casi magari mi manca. Quindi certe cose le ho riprese poi nel tempo, e soprattutto anche, insomma, nel momento in cui mi sono trovato a dover insegnare quello che sapevo fare, quello che magari avevo trascritto anche per gioco dai dischi, ho dovuto analizzare questa cosa. Aspetta, perché qua pensa al re settima sulla minore? Insomma, come gliela spiego a qualcuno questa cosa? Quindi diciamo che ho fatto un po' a ritroso questo percorso. E quindi niente, è sempre work in progress, diciamo. Però Allora, purtroppo non è una quarantena particolarmente difficile, anzi. raccontaci proprio della. Allora, tra l'altro, chiamavo tuo padre maestro, ma in realtà io l'ho chiamato maestro perché sono stato suo allievo in diverse occasioni, ma anche tu sei maestro. Tra l'altro, mi sa, proprio sono 2 anni che insegni anche in conservatorio, vero? A Torino, se non Sì. sbaglio. Questo è in realtà il terzo anno, ho fatto 2 anni a Potenza, Ah, ok. dove c'è stato proprio il primo esordio, diciamo, di insegnamento in conservatorio. E poi quest'anno, anzi proprio il giorno del lockdown, il 9 di marzo, oramai perso totalmente il... non mi ricordo che mese è, insomma, sai, queste cose, non so che giorno è oggi. E quindi sì, il giorno stesso del lockdown, il giorno prima ho preso il treno e sono salito su a Torino a Ah, firmare. Mi Torino. era arrivata la chiamata pochi giorni prima, e tra l'altro ho fatto anche un viaggio abbastanza della speranza, perché prendi un treno che fa Bologna, Reggio Emilia, Milano, e insomma stai un po' con la paranoia, le mascherine Sì. già non si trovavano, c'avevo un po' diciamo, di quelli che sono i disinfettanti, però sai, stai in treno con altre persone, insomma sono stato un po' spaventato per una quindicina di giorni, poi insomma ho capito che dopo un mese potevo anche sopravvivere, non mi era venuto nulla. Ci racconti i tuoi inizi, quindi? Cioè, sicuramente la musica si respirava a casa, tuo padre, insomma, suonava chitarra, jazz. È stata una cosa naturale o è stata una curiosità che è cresciuta? Raccontaci un po', e soprattutto se poi c'è stato un evento che ti ha portato poi a dire: no, ok, questa è la mia vita e voglio fare musicista. Allora, sì, diciamo che oltre papà che suona, mia zia, la sorella di papà, era diplomata in pianoforte classico, mio nonno, il padre di papà, appunto, era mandolinista, per hobby. Però diciamo, insomma, le altre 2 sorelle di mio padre comunque erano appassionate di musica, jazz, anzi una delle due cantava pure con papà qualche volta, facevano qualche duetto, tipo trascrivevano delle cose di Joe Pass e Ella Fitzgerald, e quindi in qualche modo sono cresciuto in un ambiente dove si respirava molto la musica. Diciamo, forse la cosa negativa, e non so fino a che punto è negativa, è che in realtà sono cresciuto in un ambiente dove il livello musicale, seppur non era, diciamo, di ambito classico, era comunque un ambito un po' più di musica impegnata, se vogliamo, perché anche mia madre, che comunque non ha un background di studi musicali, comunque non ascoltava la musica italiana, cioè se stava a casa e faceva le pulizie, magari metteva quegli album di George Benson che non ascoltava magari tanto mio padre, tipo quelli un po' più pop, oppure metteva delle cose di Michael Jackson. Quindi mi ritrovavo che se parlavamo di Bennato a scuola con i miei compagni di scuola non sapevo chi fosse, cioè, capito? Quindi tuttora mi sento carente in questo senso. Quindi vabbè, sono cresciuto in un ambiente dove c'era musica in tutti i sensi, insomma. E quindi all'inizio, sai, comincia un po' per gioco questa cosa, perché mi ricordo che papà mi venne a prendere all'asilo una volta, ero piccolino, e c'era questa busta in macchina che mi ha incuriosito, e ho detto: che cos'è questa cosa? Non si tocca. Quindi lì scattava subito già come non si tocca, voglio sapere che cos'è questa cosa. E ha detto: andiamo a casa, ti faccio vedere. E tirò fuori questo vinile doppio di Wes Montgomery, che si chiamava While We're Young, che era una raccolta diciamo, di brani della Riverside di Wes Montgomery, e mette su questo disco, e la prima traccia era di Natural Blues.
Io sentendo quella cosa, forse perché era, diciamo, molto riconoscibile, la potevi ricondurre a qualcosa che avevi già sentito in televisione, era un blues lento, quindi sai, non era una cosa estremamente complessa. Anche un bambino aveva modo di riconoscere una somiglianza con un mondo già esistente, insomma. Quindi ascoltando quel blues, mi ricordo questo solo di Tommy Flanagan, che tra l'altro sono due chorus, ma una cosa pazzesca, cioè il lirismo di quell'uomo là, insomma, si spreca. E poi il solo di Wes Montgomery con il raddoppio, insomma, rimasi folgorato, se vogliamo, dall'ascolto di quell'album, e dissi: ma chi è questo chitarrista? E papà, giocando così ovviamente, ma manco tanto giocando, mi disse: questo è il chitarrista di jazz più forte che c'è stato nella storia. E da quella volta, diciamo, periodicamente lui mi faceva ascoltare delle cose, anche altri chitarristi che si ascoltavano a casa, mettevo un disco tipo di Joe Pass e dicevano: questo ti piace? E io dicevo, la domanda classica era: ma è Wes Montgomery? E lui mi rispondeva: no, non è Wes, ascolta, sentirai. No, no, se non è Wes Montgomery non lo voglio ascoltare. Insomma, facendo anche un po' per gioco questa cosa. E poi, piano piano, diciamo che già alle scuole elementari ho incontrato una classe dove c'erano degli amici che suonavano già, che studiavano musica, e c'era questo amico mio che è pianista classico, concertista classico di livello internazionale, e lui all'epoca, insomma, più che musica classica, studiava un po' tutta la musica del pianoforte, cioè aveva un insegnante che gli faceva suonare anche un po' di ragtime, gli faceva suonare alcuni pezzi di Glenn Miller, e allora ricordo che con lui condividevo l'ascolto di certe cose, cioè il primo disco di Frank Sinatra lo abbiamo ascoltato insieme, quindi dicevo: mamma, che figa sta cosa, ma che bello che è sta cosa. Cioè, ci piacevano anche cose che magari adesso non so quanto riascolto volentieri, ma semplicemente erano, sai, delle cose che anche dei bambini potevano apprezzare, tipo In the Mood, oppure che ne so, Pennsylvania 65,000, quei brani, insomma, che suonava spesso Glenn Miller. E poi da lì, insomma, poi con la crescita, insomma, sempre nascevano i primi gruppetti, quindi ci si vedeva con le prime formazioni, fino ad arrivare, diciamo, all'età di 15 anni, dove ho cominciato, diciamo, ha riaperto finalmente dopo diversi anni la sede della scuola di papà, che è la Thelonious Monk di Campobasso, dove posso dire di essere realmente cresciuto musicalmente. Perché lì, riaperta questa sede, ovviamente si respirava jazz nel vero e proprio senso della parola, perché misero su un archivio di album, di dischi di jazz, che comprendeva, non so se fosse 5.000 album, quindi tutti tantissimi album. Quindi tu potevi accedere a questo archivio, era una specie di Spotify di 15 anni fa. E quindi lì, con i primi ragazzi che studiavano basso, batteria. Ovviamente è tuttora una scuola dove si insegna qualsiasi genere, però c'è una tendenza, insomma, tu entri, vedi questa foto di Thelonious Monk grandissima, vedi queste copertine di Jimmy Smith, di Wes Montgomery, insomma, capisci che stai in un mondo che non è proprio la scuola di musica Antonio Vivaldi, insomma, è un po' più impostata sul jazz. E quindi lì mi sono fatto le prime formazioni, le prime collaborazioni, e ovviamente erano tutti contesti dove praticamente io suonavo con persone che avevano forse 30-40 anni più di me, quindi persone molto più grandi di me. E quindi quello, poi niente, da lì mi ricordo che forse un evento un po' più particolare che ricordo con particolare, diciamo, interesse, che c'erano i primi concorsi di jazz, no? Allora c'era questo concorso che si chiamava La Notte del Diavolo Monco, che era un concorso per giovani musicisti di jazz che si faceva, mi pare, in Emilia-Romagna, però non ti saprei dire dove. Era un concorso che si faceva, insomma, lì. E partecipai varie volte, perché puntualmente partecipavo, mi chiamavano per andare, e scattava che c'era qualche compito in classe a scuola, oppure c'era qualche gita, e non riuscivo ad andare a partecipare a questo concorso. Nel frattempo mio padre, che ovviamente forse non si era proprio reso conto del fatto che a me piacesse così tanto il jazz, sì, tornava la sera a casa e magari gli dicevo: guarda, ho scritto questa cosa, sai, le prime cose di George Benson, oppure delle cose di Wes Montgomery, piuttosto che di altri chitarristi anche italiani come Lello Panico.
dell'epoca jazz di Lello, perché Lello poi è stato, ha insegnato moltissimi anni a Campobasso, quindi insomma trascrivevo un po' quello che mi piaceva, seguivo molto l'istinto, quindi non so se aveva proprio capito che mi piaceva suonare questa musica. Allora mi accompagnò in una di queste edizioni, mi portò con la macchina su e la cosa bella fu che presi il premio del pubblico, non vinsi nessun premio importante, diciamo, dei primi tre, però entrati in macchina, papà mi disse una cosa che lui era estremamente contento perché, cioè, come se si fosse reso conto che io realmente volevo fare questo nella mia vita. E diciamo che forse avere la possibilità di avere diciamo, l'appoggio e la... guadagnato il mio primo fan, che era mio padre. Quindi in quel momento almeno avevo diciamo, questa persona che poi era la persona che per me era Perdonami importante, Daniele, perché ti sì, interrompo un secondo perché si è certo. andata via. C'è stato un secondo in cui c'è stato un abbassamento di tensione. Abbiamo perso il tuo appunto. Siamo rimasti in macchina alla fine del concorso. Ti dispiacerebbe ripetere, per favore? Certo, no, dicevo che siamo entrati in macchina alla fine del concorso, dicevo non ho vinto nessun premio, ma papà aveva un sorriso a 77 denti perché era contentissimo del risultato musicale più che di quello del concorso. Il concorso ovviamente per me, magari che avevo 15 anni all'epoca, era una cosa che, sai, ti metteva in competizione, allora poteva essere di stimolo. Per papà era semplicemente un modo, diciamo, porto a questa a fa sta gita, e invece si è reso conto di avere un figlio che era un malato di jazz nel vero e proprio senso della parola, perché io all'epoca suonavo e facevo due frasi di Pat Martino, una frase di Wes Montgomery, una frase di George Benson, una di Joe Pass, e le riuscivo a mischiare un solo e costruire un solo con delle frasi di loro e improvvisando in qualche modo a maniera mia su una pentatonica. Però era molto, diciamo, forse un buon mix di come bisognerebbe, secondo me, approcciare l'improvvisazione all'inizio. E quindi entrato in macchina, insomma, lo vidi particolarmente contento e lui disse: cacchio, io non avevo capito che tu volevi veramente fare questa cosa e che la potessi fare, diciamo, bene, perché non la facevo bene, ovviamente, però la facevo in maniera accettabile per avere 15 anni. Quindi, avuto quell'appoggio da quel singolare evento, insomma, forse da lì mi sono deciso a concentrarmi un po' di più sul jazz, sempre però mantenendo l'aspetto ludico, cioè nel senso io non sono mai stato uno studioso, cioè poi lo sono diventato, però non l'ho mai vista come ah, ok, adesso mi devo studiare questa cosa. No, ho sempre cercato di seguire molto l'istinto, è come se ti svegli la mattina e dici oggi ho voglia uno spaghetto con le vongole, come ho fatto io oggi, oggi ho voglia di spaghetto con Calamari. calamari e gamberi. Sono uscito, sono andato al mercato, ho fatto la mia fila, mi sono fatto uno spaghettino con calamari e gamberi. Quindi in maniera totalmente naturale, senza forzare nulla. Poi ovviamente oggi mi rendo conto che mi mancano alcune cose, quindi cerco periodicamente anche di aggiornare, di capire un po' di concetti teorici che ho sempre magari saputo applicare, però non saputo spiegare, magari, no? Allora, tra l'altro noi ci siamo conosciuti proprio durante un concorso e Sì. arrivammo entrambi in finale, infatti però purtroppo poi hai vinto tu, quindi non mi stavi simpaticissimo all'inizio. Lo so, non è Però per me fu, un cioè, Eddie Lang si chiamava forse Jazz sì. Festival. Io ho un ricordo bellissimo di, anche tra noi partecipanti della fase finale. Perché mi ricordo che comunque ci esibivamo in trio davanti a Gimol. Cioè, Certo. fu Sì. incredibile. Vabbè, poi ci Tra racconterò. l'altro tu, se posso, diciamo, dire una cosa, tu eri quello che suonava veramente più simile a G-moll di tutti quanti. Quindi diciamo che all'inizio, quando io ho suonato per la prima volta, questa te la dico, diciamo, direttamente, la prima cosa che ho pensato è stata: cacchio, questo deve vincere per forza, perché cioè suona veramente, tu veramente riuscivi a non a imitare, non è che eri un clone, attenzione, avevi la tua personalità, però
eri molto ero giovane, ero giovane, si dice, si chiama giovinezza, Daniele. Si chiama eri perfettamente nel solco, diciamo, del linguaggio. Però cioè, e ricordo che comunque anche tra noi partecipanti era bello, e però anche in quell'occasione ricordo che nel tuo caso c'era molta più, e infatti di questo poi voglio parlare dopo, un'idea comunque professionale, sì. Avevi un atteggiamento ludico, si scherzava, però ricordo la tua concentrazione prima del palco era diversa, non so, io ho questo ricordo, infatti poi quando si fanno questo genere di esperienze, tra virgolette, rubi dai tuoi colleghi, no? Dici, certo. Ah, bello, mi piace questa cosa, mi piace quest'altro, certo. Ma avevi un atteggiamento, cioè proprio un modo di concentrarti prima del live che... comunque mi colpì. Vabbè, avremmo modo di parlare anche di questo. Ci regali un po' di musica anche tu, Daniele, ti va? Certo, mi sono perso un po' di quello che hai detto, perché come dicevo l'audio ogni tanto si perde. Comunque... Ok, vabbè, dopo la musica ne riparliamo. Va bene. Ti da... sono, sì, cioè, sì. Oh. Va bene, ti lascio solo allora. Ok. Thank you.
Boh. Qualche di più, No, bellissimo, grazie Daniele. Intanto andava a mi bemolle, ogni tanto no, però. Ma scusa, funzionava un sacco, va bene. Tra l'altro la versione di Tal Farlo inizia anche quella, cioè inizia in re, poi va in mi bemolle, che sale con l'intro diverso dal tema. È una citazione coltissima, grazie, veramente bello. Ci sarebbe da fare una puntata a parte. Comunque, detto questo, inizio con le domande, ti faccio un paio di domande e poi richiamiamo il boss. Innanzitutto, una domanda diretta che mi è arrivata adesso su Instagram e che un po' mi ha ispirato la presentazione iniziale. Ma chiamarsi Cordisco è stato un problema in alcuni momenti? Cioè, perché magari spesso poteva alimentare qualche preconcetto, qualche cosa, anche se poi la tua carriera è stata completamente diversa. Anzi, negli ultimi anni devo dire che sei stato tra i chitarristi jazz più attivi sulla scena nazionale. Però in alcuni casi è stato un problema. Era questa la domanda di Francesca Rovigo. Com'era la domanda? Scusami, sul fatto del cognome. È stato un problema? È stato mai un problema? Guarda, in verità no. Anzi, diciamo che c'è solo da guadagnare ad avere un genitore, insomma, così, preparato musicalmente e così stimolante. Poi, sai, le persone parlano sempre. Anche sti cavoli, cioè, nel senso che io penso di essere estremamente rilassato e tranquillo e anzi cerco sempre, anche quando vedo che c'è qualche tensione, mi piace sempre smussare facendo io stesso un passo indietro. Quindi magari certe persone, sai, certe volte possono fare delle considerazioni perché non mi conoscono di persona. Io sono, penso, una persona estremamente rilassata e tranquilla e cerco di mantenere alti dei valori che sono proprio quelli della condivisione, della... mi è appena arrivata una domanda simpaticissima davanti sullo screen, sulla carbonara, vabbè, poi ne parliamo dopo. E quindi, diciamo, certe volte dobbiamo essere bravi anche noi a non sviluppare delle inimicizie da parte, secondo me, di tanti. Sul fatto del cognome, io penso che io e mio padre siamo talmente diversi come estrazione, come direzione musicale, come background, quindi siamo anche molto simili, cioè nel senso che io mi rendo molto conto del fatto che lui stesso lo sa, che ovviamente io nasco da una matrice che è fortemente collegata al suo modo di suonare, quindi io le prime cose che ho studiato, che fossero in chord melody o che fossero, diciamo, delle frasi, è inevitabile che mi sono trascritto i soli suoi, stavo a casa, era lì a disposizione, che fai, non impari. Se fossi rimasto ancorato a quella cosa, non avessi rischiato, diciamo, sarebbe stato peggio. Diciamo, penso di essermi discostato più possibile, sia andando a Roma, diciamo, io adesso vivo qui a Roma da 10 anni, ma anche diciamo, musicalmente le esperienze che ho fatto sono molto diverse da quelle di mio padre. La cosa bella è che dopo tanti anni ancora mi rendo conto che è un disgraziato perché fa delle cose che ancora non ho imparato a fare e eliminerei per questo, ma sempre un grande rispetto ovviamente. Benissimo Daniele, continuo con le domande. Sì. Sei stato e poi dopo chiamiamo in causa papà per l'aspetto più, per le domande che ci stanno arrivando tecniche. Sì. Però c'è un'altra cosa di cui vorrei parlare con te. Il tuo nome è molto associato al mainstream e in un certo senso sei giovanissimo, comunque sei andato anche un po' controcorrente, no? Se ci pensi, almeno questa era la considerazione anche di un'altra domanda bella che è arrivata, che in un momento in cui si è attaccato il delay, cioè in un momento storico in cui la chitarra jazz è stata attraversata da un suono in particolare, quindi atmosfere tra virgolette più moderne, l'effettistica, se vuoi anche la composizione, anche la ricerca che si è fatta, no? Poi la cosa bella che viene fuori da questo incontro, che in realtà questo mondo della chitarra jazz è
miliardi di sfaccettature. È stato, il tuo nome è fortemente associato al mainstream, e in questo sei stato anche tra i pochi chitarristi italiani ad avere anche a cercare un contatto diretto e a coltivarlo poi anche con la scena mainstream di New York. L'anno scorso, 2 anni fa, comunque, Fat Cat, Smalls, Django, comunque ti sei esibito con musicisti americani, e non solo, poi sei riuscito anche a dare in seguito alla collaborazione qui in Italia. In estate, infatti, riesci a portare della musica americana in giro. Che lavoro c'è dietro e quanto è importante essere convinti delle proprie scelte? Cioè, ovvero, come hai detto prima, mi piaceva George Benson, ho fatto quello. Quanto non seguire, non guardare a destra e a sinistra ti ha aiutato in questo e quanto credi sia importante? Allora, parto da un concetto di base. Io non ho una... Non sono mai stato, cioè sono stato in un periodo talebano nella scelta di quello di ciò che bisogna studiare, come bisogna studiarlo, ma in realtà, diciamo, riguardandomi indietro adesso, penso che sia stato semplicemente un momento in cui avevo necessità di conoscere alcune cose e di approfondire. Cioè, sentivo che comunque c'era un linguaggio che non conoscevo abbastanza bene. E quando parli con i grandi, no, insomma, quando parli con i grandi musicisti del jazz, anche contemporaneo, anche quelli vivi, diciamo, la prima cosa che ti dicono è conoscere i grandi. Io in qualche modo sono sempre rimasto all'idea di non conoscere abbastanza quella musica. Quindi, ovviamente, in un momento, subito dopo i primi inizi, insomma, ho cercato di concentrarmi molto sullo studio alla fine del mainstream, ma di quello che mi piaceva di più ascoltare. Non ho, in alcuni casi ho tappato il naso e ho ascoltato alcune cose che non mi piacevano, e adesso oramai devo dire che sono migliorato caratterialmente. Da un po' di anni a questa parte cerco veramente di ascoltare, e non lo dico per far vedere che sono aperto mentalmente, in realtà non lo sono, no? Diciamo, mi sono ammorbidito molto nei confronti dell'ascolto in generale, cosa che però, tra l'altro, è una cosa che a casa mia è sempre stata così. Cioè, nel senso, mio padre mi ha sempre spronato ad ascoltare, per esempio, dei dischi di Pat Metheny piuttosto che di John Scofield. Anzi, diciamo che forse proprio all'inizio io non avevo così tanto, quando avevo 15-16 anni, non ero così tanto settoriale. Poi lo sono diventato un po' dopo, verso i 20 anni, perché volevo studiare, volevo suonare come Sonny Stitt sulla chitarra, sostanzialmente. Quello era l'obiettivo mio. Guarda, per quanto riguarda la ricerca in generale, io penso che e comunque l'evoluzione nostra della musica, io penso sempre che noi dobbiamo cercare di essere più sinceri possibili. Cioè, io non devo mettere una maschera, non devo vivere con una maschera. Ho sempre pensato che sono sempre stato un po' anticonformista in tutti i sensi. Adesso mi trovo anticonformista, un po' come quelli che oggi non hanno i tatuaggi, che sono più anticonformisti di quelli che hanno i tatuaggi. C'è l'orecchino e va così, certo, c'è naturalmente tutti quanti, che io che non ce l'ho sono più diverso degli altri. Questo non spinto da un desiderio, diciamo, necessariamente di voler essere diverso, no? Spinto da quello che penso che sia la naturale inclinazione. Cioè, se a me piace una cosa, se mi piace il gelato alla crema, non posso andare in gelateria e dire: ah, hanno fatto il puffo, adesso voglio far vedere che mangio il gelato col puffo. No, tu scegli un gelato in base a quelli che sono i gusti tuoi. Io l'ho sempre vista così. Poi questi gusti, ovviamente, grazie a Dio, si evolvono, e quindi nell'arco delle varie epoche mi è capitato di dire: ok, adesso mi studio delle cose di McCoy Tyner, poi mi studio, adesso, per esempio, l'altro giorno stavo facendo questo solo di Kenny Kirkland, come ti dicevo, estremamente contemporaneo, se vogliamo, comunque un disco di 20 anni fa, di più di 20 anni fa, forse, quello di Jeff Emmons. Comunque, diciamo che poi nei vari momenti della mia vita mi sono
mi sono appassionato a delle cose e l'ho fatto, ho cercato sempre di non forzarmi nello studio o anche nell'ascolto di alcune cose. Per esempio, è da un annetto più o meno che mi sono messo a studiare i tempi dispari, è una cosa che ho sempre visto come una cosa non interessante. Invece adesso ho pensato, ho detto, aspetta, però io posso trovare un modo mio di fare questa cosa in modo che mi possa piacere, non necessariamente, diciamo, vederla come qualcosa che non è nello stile mio. Wes Montgomery ha registrato un brano in 5, ci sono stati tantissimi musicisti, George Benson ha suonato il brano in 5, quindi adesso mi sto più confrontando anche con altre cose. E ovviamente quello che viene fuori è quello che sei tu realmente, quindi se il tuo se nel tuo gusto che ti ha formato stilisticamente c'è stato più una fetta più grande di Wes Montgomery che quella di Kurt Rosenwinkel, che ovviamente viene fuori una fetta predominante, però secondo me diciamo è sbagliato in generale che sia più filo tradizionale che sia filo contemporaneo dire questa è la cosa giusta, questa è la verità. Che vuol dire? Cioè, nel senso, molto spesso ci riempiamo la bocca di questa parola che è la ricerca, la ricerca, la ricerca. Sì, ma la ricerca a un certo punto porta ad una soluzione. Cioè, a un certo punto tu cerchi e scopri la penicillina, arrivi a una conclusione, no? Ma se tu cerchi da tutta la vita intera, fatta una domanda, cioè, dico, a un certo punto arriviamo a una conclusione, qua o no? Cioè, quindi, secondo me va fatta naturalmente. La ricerca non è necessariamente avere un suono col delay oppure scrivere un brano in 5. La ricerca è anche scrivere una melodia che possa avere, secondo me, una forte comunicazione melodica. Spesso oggi noi jazzisti non scrivono più delle canzoni, cioè ci siamo allontanati talmente tanto da quella che era la cosa che ci ha dato, che ci ha fatto un po' che ci ha fatto crescere musicalmente. Cioè Charlie Parker suonava gli standard, Coltrane suonava gli standard, oggi siamo arrivati al punto che la melodia è una cosa rarissima. Infatti vediamo poi alcuni musicisti che sono quelli più sensibili in questo senso, magari vedi che riprendono dei brani dei Beatles, ed è giustissima questa cosa. Quindi secondo me la parola ricerca la si vede troppo spesso come una cosa legata al suono o a quello che scegli di suonare, ma secondo me è un discorso un po' più ampio. Però diciamo che, come ho detto anche prima, cerco di seguire quello che mi piace, quindi senza domandarmi se sia giusto, se sia contemporaneo, se sia attuale a questo tempo, se sia quello che è, basta che mi piace, insomma, basta che mi arriva qualcosa che è sincero, insomma. Benissimo, è un po' quello che sta uscendo, cioè il dato che più emerge in tutti questi incontri di Istagesa. Allora, e continuano ad arrivare le domande, ne abbiamo già risposto un po', io chiamerei in causa il capo, se c'è. Maestro? Sì, volevo intervenire, però non è... Ah, no. Benissimo. Sui tatuaggi volevi intervenire? No, 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 no. Sì, perché si può fare un tatuaggio sullo scalpo. Come si chiama? Trigopigmentazione, quella cosa che si fa. No, no, sì, no, la cosa bella è che prima avete parlato di chitarristi, cioè perché? Qual è il problema? Cioè, ci dobbiamo mettere magliette Cirio oggi, pelati Cirio. Senti, ma giusto tre cosettine, mi sono preso degli appunti. Nelle trasmissioni di chitarra non si può parlare di lettura a prima vista, si parla di corde, come dicevi tu. Che c'è qualcuno. Infatti sì, di plettri dobbiamo parlare, c'ha ragione. Vabbè, è questo. Poi dopo, il fatto del cognome Cordisco, se c'è avuto qualche problema lui col cognome Cordisco. No, però me l'ha creato a me i problemi poi a un certo punto. Sono dovuto mantenere la reputazione, perché a un certo punto quando tu vai in giro e ti associano con tuo figlio che fa in giro per tutto il mondo a suonare, si aspettano chissà che cosa, e allora io non mi devo defilare qualche volta, devo stare attento a non essere coinvolto. Lui qualche volta mi invita alle jam session, dice vieni a suonare, dopo che lui è stato magari, ha fatto una... Cioè, come faccio io ad andare a suonare dopo di lui? E quindi me l'ha creato a me il problema, non so... stato io che ho creato il problema a lui. Vedi, cioè, abbiamo risposto doppiamente alla domanda di prima. Allora, giovane, iniziamo con le domande un po' più tecniche. C'è arrivata una
molto specifica. Poi scegliete chi di voi ci aiuta in questo senso. Entriamo un po' nella fase tecnica della trasmissione. L'approccio nei vostri soli alle note guida. Questa è la domanda. Vai tu o vado io? Nicola. La cosa che dicevamo anche giù a scuola con i ragazzi, in effetti Ah, ok, quando ho cominciato quindi a insegnare, sì, dicevo vai. quando ho cominciato a insegnare in conservatorio, mi sono accorto che i ragazzi, vabbè, la didattica recente nei conservatori in Italia, perché gli strumenti sono diventati, ma sono già in linea, sì, credo di sì. Dicevo, la didattica della chitarra jazz in conservatorio è abbastanza una cosa recente, perché ci sono state varie fasi. Il jazz è entrato in conservatorio prima come materia, diciamo, generica, con dei corsi aperti solo per i diplomati che avevano appunto raggiunto il diploma e potevano iscriversi al corso di jazz, che era molto più una materia teorica e finalizzata molto all'arrangiamento, tutte queste cose qui. Invece gli strumenti, singoli strumenti, sono entrati in conservatorio relativamente da poco. Anche la chitarra jazz, cattedra di chitarra jazz a Campobasso, esiste da 5 anni, 5-6 anni credo. Anche a Lecce credo che sia più o meno lo stesso. Per cui io mi sono trovato a insegnare in conservatorio dopo aver insegnato tanti anni privatamente. Però in conservatorio trovavo dei ragazzi che erano meno preparati di quelli degli adolescenti che venivano a scuola da noi, perché non c'è stata una preparazione, diciamo, di base che li portasse al conservatorio. Ancora adesso non c'è. Devo dire che ogni anno il livello dei ragazzi che si iscrivono al conservatorio è sempre più alto. Però, ecco, mi sono dovuto confrontare con dei ragazzi che avevano un livello di preparazione molto basso, per cui ho pensato, è inutile andare a parlare di discorsi troppo complicati e complessi se qui c'è da ripartire da delle cose di base. E per cui ho cercato di far capire ai ragazzi che era meglio concentrarsi su pochi elementi e riuscire a dare un senso anche a questo strumento che è molto complesso, molto, diciamo, può essere visto in tanti modi. Io vedo la chitarra rispetto al pianoforte è uno strumento molto, forse noi visualizziamo di più, tendiamo a visualizzare più le forme che le note. I pianisti, sai, hanno tasti bianchi e tasti neri, quindi già la percezione della nota che stai suonando è più, diciamo, solida. Noi abbiamo tutta una serie di, abbiamo una corda, cioè è come se un pianista avesse tutti i tasti bianchi. Ti immagini? Dici, che nota hai suonato tu? Anche lui sarebbe un po' confuso. E noi la stessa cosa, cioè abbiamo delle corde, sì, abbiamo dei punti di riferimento, però è un po' più complesso, diciamo, individuare le note. Per cui visualizzare è importante per i chitarristi. E quindi la cosa su cui mi sono concentrato di più con i ragazzi è insegnargli a visualizzare. Ho preso come note di base i bassi sulla sesta e quinta corda e come punti, diciamo, principali su cui basare l'improvvisazione, le triadi maggiori, minori e diminuite, però nell'ottava superiore. Per cui se abbiamo un do sulla sesta corda, io dicevo di concentrarsi sulla triade partendo dalla quarta corda. Se l'abbiamo qui invece il do, la triade su queste corde qui, maggiore e minore, e da qui partire già semplicemente da questo, o diminuito, per cominciare a collegare e toccare le note più importanti, cioè risolvere molto spesso sulla terza, la settima. Quindi comunque avere due forme soltanto di riferimento all'inizio, avendo la All'inizio. fondamentale sulla sesta corda e la fondamentale sulla quinta corda. All'inizio ho pensato questo, perché poi molto spesso, visto che i ragazzi comunque anche venendo molto spesso dal rock, dal blues, cioè avevano familiarità con i power chord, quindi conoscevano già un po' la tastiera su sesta e quinta corda. E quindi partendo da quello, però quando gli parli di scale, di arpeggi, loro ti dicono, ah sì, la scala si bemolle, ok. Partono sempre dalla sesta corda. Io dico, sì, ma se vuoi suonare una scala sull'ottava sotto, non la sai, devi partire sempre anche l'arpeggio. Allora io li ho fatti concentrare, ho detto visualizzate l'ottava prima, oppure e poi collegateli questi qua, collegate le triadi oppure dei frammenti di scala. Per
di 5 note, per esempio. Oppure così riusciamo a visualizzare sia la triade che la scala, che poi la scala è anche relativamente più semplice perché per gli accordi maggiori e dominanti è in comune, le prime 5 note sono uguali, e per gli accordi minori, che sia dorico, che sia frigio, che sia eolio, è sempre uguale. Oh, scusa, no, per quanto riguarda il dorico, no, il frigio no, però comunque abbiamo la scala oppure appunto l'arpeggio di riferimento. E su degli esempi facevo, diciamo, concentrare i ragazzi sul collegare queste triadi, cercando di risolvere dalla settima alla terza, dalla quarta alla Quindi, sesta. nota, quindi giusto per rispondere alla domanda, quindi l'approccio delle note guida è limitare il materiale, avere riferimenti sulla quinta e sulla sesta corda e quindi poi utilizzare solo le triadi per far cadere, per chi non fosse a secco di queste informazioni, come nota guida noi intendiamo sempre la terza maggiore e la settima minore dell'accordo. Anche la terza Sì, minore. terza e settima di ogni accordo, in particolare nel passaggio degli accordi nella sequenza della cadenza 2-5-1, avevamo la nota settima minore del 2 che cade sulla terza maggiore del 5 e poi la stessa cosa succede per cadere sull'1. Ci faresti un esempio? Sì, nel caso di Do, per esempio, se abbiamo un secondo, quinto, primo, Re minore, sesto. Quindi il Re minore, prendiamo in considerazione questo basso, Sol, questo e Do, questo qui. Sul Re abbiamo questa triade, su Sol settima abbiamo questa. Oppure la triade, parliamo senza la settima. E poi Do, per collegarli, triade, questa è la settima, risolve su questa, terza di Sol. Abbiamo risolto sulla terza di Do. Quindi settima di Sol risolve su terza di Do. Quindi la settima di Re minore risolve sulla terza di Sol. Poi la settima di Sol risolve sulla terza di Do. All'ottava superiore, questa è la settima, risolve sulla terza. Quindi il primo stadio è proprio questo, insegnare a sentire più come nota di, diciamo, nota target la terza, perché molto spesso i ragazzi imparano a suonare sulle scale, però poi se gli togli la base, gli togli l'accompagnamento, tu senti delle scale, non riconosci neanche su che accordi stanno suonando. Allora io dico che l'approccio delle scale magari può essere utilizzato più successivamente. All'inizio è più Quindi importante concentrarsi sulle note dell'accordo, quindi gli arpeggi sono importanti. ridurre il materiale. Sì, ridurre sicuramente, perché molto spesso noi tendiamo a allargare molto, però io faccio sempre il paragone con l'apprendimento di una lingua. Se tu impari una lingua, impari dei vocaboli, alcuni vocaboli, non impari 10 vocaboli che hanno lo stesso significato, perché se tu hai troppi sinonimi, la tua, diciamo, velocità nello scegliere quale vocabolo utilizzare sarà sicuramente limitata. Quindi avere una sola, questo mi fa ricordare molto Daniele quando era ragazzo, perché Daniele quando era ragazzo conosceva quattro parole e le sapeva usare benissimo. A un anno e poco più di un anno già parlava bene. La stessa cosa quando ha cominciato a suonare. Conosceva tre pentatoniche, però riusciva a dare un senso ai soli che aveva perché aveva pochi elementi, ma li sapeva utilizzare bene. Molto spesso invece notiamo che ci sono dei ragazzi che hanno una grande conoscenza della teoria e dell'armonia, però non la sanno utilizzare, diciamo, al momento. Perché poi nel jazz c'è il discorso che non puoi pensare troppo quando stai suonando, tu devi avere anche un automatismo. E per automatizzare le cose devi comunque ripetere, devi essere ossessivo anche nell'utilizzare alcuni elementi, alcuni pattern, alcune scale, fino al punto in cui tu ne sei proprio stufo
e poi passi al sinonimo. Altrimenti la tua velocità di esecuzione non ci sarà mai. Quando tu stai a pensare, se stai a pensare, è passato. Ti Quindi ringrazio. l'importante è concentrarsi su pochi elementi e assimilarli bene. Una volta che si ha la padronanza di questi pochi elementi, si vanno ad aggiungere delle... Adesso questo mi viene in mente, mi ricordo, a me è piaciuto molto una volta che vidi una videocassetta didattica di Emily Rambler, questa chitarrista americana, che io ho apprezzato molto per la semplicità di come spiegava alcuni concetti. E ho pensato, ma tu guarda che bello, cioè, nel periodo in cui magari avevo contatti anche con altri chitarristi, altri didatti molto più avanzati, avevo fatto l'assistente a un seminario con Mick Goodrick per una settimana a Terni, poi avevo fatto l'assistente a Jerry Bergonzi per un'altra settimana, però poi arriva Emily Rambler e nella sua semplicità, nella sua schiettezza, mi ha fatto riflettere sull'essere anche semplici nella didattica. E ho pensato che questo è un buon modo di cominciare, visto che mi confrontavo comunque con dei ragazzi che avevano una preparazione di base piuttosto carente. E allora torno molto spesso su questi argomenti. Poi è chiaro che ci sono i ragazzi che sto crescendo su Giancarlo, di fermalo, fermalo. Basta così. Ok. No, invece è bellissimo, bellissimo. Stavo Tra l'altro. pagando, vabbè, però cioè, ci vorrebbero parecchie trasmissioni per, diciamo No, così, vabbè, però per... è già un buon esercizio. Beh, Dobbiamo abbiamo. rispondere alle domande, mi possiamo fare un teorema su ogni cosa. Vai, vai. Daniele, Ok. allora a quest'altra rispondici tu, va bene? E anche rispecchia anche quello che ci hai fatto ascoltare prima. L'approccio al core melody. Ci sono delle cose che vale la pena studiare prima? In che modo organizzi il materiale armonico sullo strumento? Parlacene tu allora. Allora, guarda, molto semplicemente diciamo che tutto quello che ho imparato all'inizio lo devo ovviamente all'altra persona che è in collegamento, perché quando ero piccolo, diciamo, papà c'era la capacità di armonizzare qualsiasi cosa e quindi le prime cose le ho imparate, le ho trascritte ovviamente mi faceva dei video dove suonava dei 2-5-1 magari, no? Altre le ho prese da Barney Kessler, poi c'è un documentario, no, non è un documentario, workshop di Joe Pass su YouTube, molto interessante, dove lui ogni tanto armonizza, fa qualche frasetta semplice, poi ci sono anche dei libri. Però forse la cosa che mi è servita di più, diciamo, per approcciare il chord melody, è quella di studiare degli standard armonizzati. Allora, io, diciamo, se devo cominciare a studiare uno standard, forse la cosa che cerco di fare, che ho cercato di fare all'inizio, è quella di pensare la melodia sulle prime due corde. E così posso utilizzare ancora le forme degli accordi che conosco, no? Mantenendo le forme, diciamo, tradizionali, se vogliamo, no? Senza dover necessariamente pensare agli accordi con meno voci o dei rivolti sulle corde superiori. Quindi, che ho fatto? Molto semplicemente prendevo il Real Book o la versione di Frank Sinatra, per correggere delle note del tema, e cercavo di suonare un accordo e di dire ok, la nota che deve cantare è qui su Sol Major 7 è per esempio Re. Quindi cercavo di studiare i brani cercando di fare un parallelismo tra l'accordo e la melodia. Quindi per esempio magari posso inserire una frase. Però tutto questo, diciamo che secondo me deve partire da delle cose molto semplici. Cioè io armonizzo delle melodie semplici, tipo anche un 2-5-1 semplicissimo, tipo. Così, proprio, oppure se lo faccio in sol maggiore. Così, insomma, oppure parto da delle cose molto semplici. C'è da dire che ne ho studiati moltissimi perché appena mi sono spostato a Roma, per fortuna c'era un ingaggio dove suonavo in un albergo
e dovevo riempire 3 ore di chitarra solo, quindi era tostissima, magari mi capitava anche 2 o 3 volte a settimana. E quindi ho imparato tantissimi standard e poi più ne impari, più c'è il bagaglio, più riesci a collegare meglio queste idee. Sicuramente poi ci sono una cosa utilissima che magari non c'era tantissimo quando ero piccolo io, ci sono moltissimi video su YouTube dei grandi, di Joe Pass, di Barney Kessel, e magari se uno comincia a studiare le prime cose, impara che per esempio se abbiamo un accordo, se abbiamo un primo grado possiamo sostituirlo con i vari gradi della scala maggiore, no? Per esempio, già queste piccole idee. Quando siamo su un accordo solo, ad esempio su Satin Do, mi viene in mente questa cosa, sulla seconda di Satin Do, quando resta fermo sulla casella 2 di Satin Do, quando resta fermo su Do maggiore, qua c'è una piccola soluzione. Oppure muovi le voci dell'accordo volendo. Dei piccoli trucchetti. Comunque, studiare i temi, più se ne studiano i temi, meglio è, cioè tipo. Che puoi comprare dei libri tipo di Barry Galbraith, dove ci sono degli esempi così, e più secondo me in qualche modo sviluppi un linguaggio, sviluppi un modo di armonizzare, che può essere ovviamente migliorato con la trascrizione, deve essere sempre abbinato alle trascrizioni, perché poi impari dei meccanismi, impari a capire che se c'hai un accordo minore settima, anche muovere 2 voci diventa una cosa interessante invece di fare questo accordo qui, no? Quindi per esempio un'undicesima. Però se prendiamo così, anche se abbiamo un'undicesima, sono dei piccoli trucchetti che bisogna, secondo me, imparare, soprattutto armonizzando gli standard. Perfetto, perfetto, ti ringrazio Daniele. Allora, domande doppie adesso, sempre belle dirette. Ho risposto bene, papà, va bene. Perfetto. Esaustivo. Cioè, Ma il bello. popolo lo devo sentire dopo, è inutile che ridi tu. Sì, no, Io dopo lo infatti, sento io. No, perché tu quella cosa l'hai detta bene. Ah, no, Allora, domande. Che chitarra state utilizzando sto periodo? la stessa. Cioè, che cos'è Gibson LE5. una L5 tutti e due? Ma io ho solo questa perché non sto a casa mia nella quarantena, quindi mi c'ho solo questa, sono pure fortunato che ho questa. Ok. Poi, amplificatore preferito? Cioè, parlateci del vostro suono allora, come nasce il suono, se utilizzate qualche pedale in particolare, se avete delle, tra virgolette, corde preferite, lisce, ruvide, raccontateci un po'. Io? Vai, vai. Vabbè, il suono, ultimamente utilizzo solo chitarra semiacustica, non utilizzo più solid body, però in passato ho suonato anche jazz con la Stratocaster, ma diciamo la semiacustica è la chitarra principale, in questo periodo la Gibson, però ho anche altre semiacustiche che ogni tanto diciamo cambio. Quanto riguarda le corde, sono diversi anni che suono sempre con le corde lisce. E mi sono un po' abituato a quelle, anche se in questo periodo di quarantena, non avendo a disposizione molte corde a casa, ho cercato di ritrovare qualcosa che avevo a disposizione. Infatti, mi sono trovato questa cordiera di corde che sono 0,014 la prima e 0,67 mi pare la seconda, cioè l'ultima, scusami, la sesta. Sono corde della Bella rivestite che andranno bene per 3-4 giorni fino a quando non troverò il modo di farmi spedire qualche cordiera nuova. Però il suono principalmente è un suono pulito, dalla chitarra all'amplificatore.
amplificatori che usato Polyton per tanti anni. Comprai il mio primo Polyton a Londra, lo comprai nell'82. L'ho riutilizzato ultimamente, però è infortunato, non riesco a farlo riparare. Però anche i Fender, il Concert per esempio, che è pesantissimo, però, e quindi ho dovuto necessariamente adattarmi anche con altri amplificatori. Però in alcune situazioni devo dire che mi sono trovato addirittura meglio collegato direttamente con la chitarra sull'impianto voci. Perché sei un selvaggio? No, perché la risposta, trovo che molti amplificatori per chitarra hanno delle enfatizzazioni, si può dire enfatizzazione, enfatizzano molto le frequenze basse e frequenze alte. E allora invece quando tu sei sull'impianto voci, sul mixer, sembra che sia un pochettino più neutro questa risposta, e in qualche maniera non mi crea problemi di feedback, per esempio con i bassi o il suono che schizza troppo forte con gli acuti, perché molto spesso secondo me il problema della progettazione degli amplificatori dipende dal fatto che loro prevedono la chitarra solid body quando tarano le frequenze sugli amplificatori. Ci sono pochi amplificatori che rispondono bene alle chitarre semiacustiche. E infatti ogni tanto viene fuori qualche marca un po' più così, che si dedica di più al suono semiacustico. Daniele? Allora, diciamo che io utilizzo quasi il 90% dei casi un amplificatore che ha costruito un artigiano di un paese che si chiama Spinete, vicino Boiano, vicino Campobasso. E questo artigiano ha costruito un amplificatore che in realtà è il giusto mix tra un Fender e un Polyton, se vogliamo, nel senso come suono finale, però in realtà il suono è molto semplice, cioè ha volume gain, bassi, medi, alti e riverbero. Ed è l'amplificatore valvolare, e c'ha due 6L6 e... quindi è un cono da 12 Jensen. Quello, diciamo, è l'amplificatore che utilizzo di più. Forse l'amplificatore mio preferito è il Magnaton, lo Stereo Twilighter, che è un amplificatore che non mi posso permettere perché costa più di 3.000 euro. Comunque, anche se me lo potessi permettere, non lo comprerei perché pesa più di 30 kg. Quindi, però è l'amplificatore più bello che abbia mai provato. Per quanto riguarda le chitarre, la mia chitarra preferita, questa è al secondo posto già, è una Leonardo Manni, di questo liutaio, di questo ragazzo giovanissimo di Ciampino, che vive che lavora a Roma, e ha costruito questo strumento che si chiama Navona, e l'abbiamo progettato insieme su alcune cose, e purtroppo, diciamo, pochi giorni prima eravamo arrivati al punto di chiudere, di finire lo strumento con la verniciatura, pochi giorni prima dell'inizio della quarantena, e quindi poi non abbiamo potuto ultimare i lavori, quindi non la posso suonare in questo momento perché c'era ancora lui, la dovrebbe verniciare, insomma, appena riapriranno, diciamo, le prime attività, insomma. Quindi questa è la seconda chitarra preferita, è diventata adesso, però è sempre stata la mia chitarra preferita, se vogliamo. Altri amplificatori uso spesso questo DVMark, che dove sta? Eccolo, DVMark dietro di me. Questo è come quello bianco, solo che ho preso la versione nera, ce l'ho da qualche annetto, mi trovo molto bene, e questo l'ho avuto in Artist Price dalla DVMark, mi trovo molto bene. Ma il cono da 12? Cono da 12, sì. Forse cambierei il cono, ecco, questo magari metterei un cono più interessante, però insomma questo, poi ci sono tante cose che si possono modificare. Le corde, io ho questa cinta che mi è stata gentilmente concessa dalla Dorazio, però per un periodo sono stato endorser loro, per un periodo anche abbastanza lungo, poi a un certo punto, diciamo, hanno cambiato linea, adesso so che stanno passando la MacBus, quindi io sono tornato a quelle che erano le corde che ho sempre utilizzato, che sono le Thomastic. Le flat della linea 012, diciamo che sono attualmente secondo me le corde più belle che ci sono in circolazione per chi ama le corde lisce. Magari l'unica cosa che farei della muta 012, cambierei la prima e la seconda, e utilizzerei, adesso non lo posso fare perché i negozi sono chiusi e non ce l'ho,
Però cambierebbe tra 0,14 la prima e 0,17 la seconda, e poi continuare con la scavatura della 12. Quindi questa è molto comoda, anche per suonare da soli, ci consente, insomma, ti consente anche di non dover premere molto, il suono dura, cioè, insomma, è una bella corda. E questo. Bene, ragazzi, siamo in chiusura. Ci regalate un altro pezzo alla chitarra, vi va? E come facciamo insieme? No, non penso che No, possa insieme non essere. potete. Dovete regalarci due momenti separatamente, purtroppo. Magari, infatti, cioè, io un mi avvuoto l'avrei suonato piacevolmente con voi. Bene, metto là, faccio proprio funzionato da paura. Il problema è il time che non. No, no, non si può fare. Chi inizia, Daniele? Vai tu? Ok, Vai, Daniele, va vai. bene. a tra pochissimo allora.
Super yes. Passiamo la palla. Grazie Daniele. Nicola, ci suoni qualcosa anche Grazie. tu? Hai capito? Cioè quello che dicevo prima, cioè tu per primo pensa a quello, poi mi chiama a me. Dai, come la mettiamo nome? Re bemolle. Boh, bellissimo. Allora, che dirvi? Io l'unica cosa che posso dirvi è grazie, grazie per averci Ma regalato grazie a te. 2 ore. Grazie a te, Carlo, per tutto quello che fai per gente Veramente. a Lecce nel Salento. Se non ci fossi tu, Sì, non sarebbe cosa? Se esistito. non ci fossi io si suonerebbe meglio, secondo me. Si suonerebbe molto meglio. Lasciamelo dire a tutti quelli che non conoscono la scena salentina. Guarda, veramente stai facendo un lavoro molto bello, perché la divulgazione che hai fatto tu negli anni con le tue jam session al Caffè Letterario, con vabbè, l'insegnamento anche che fai privatamente e che fai spesso. Grazie.
prossimamente lo farei anche a livelli più alti, sicuramente. Ma non lo so, ho dubbi al riguardo, specialmente dopo questa quarantena, bisogna vedere. Io più che altro vi ringrazio, cioè, la vostra musica ha dato un sacco di spunti, veramente, due chitarra solo, ci sarebbe da fare, abbiamo parlato per ben 2 ore, io spero... le persone le abbiamo ammazzate, però veramente c'è da parlare 2 mesi perché tantissima bella musica. Io vi ringrazio veramente tanto, speriamo di rivederci quanto prima dal vivo. Tra l'altro, si sta parlando, prende sempre più forma questa idea di questo disco, che sarebbe bello fare di duetti tra tutte le persone che stanno partecipando a Insta Jazz. Più di qualcuno sta mettendo in moto questa idea, e magari può essere un bel modo per far conoscere anche tanti modi diversi di suonare e un solo mondo, che è quello della chitarra jazz. E mo mi manca solamente dire, perché se io posso cambiare, voi potete cambiare. Adriana, detto questo, veramente ci avete regalato un pomeriggio spettacolare. Vi abbraccio forte e grazie a quelli che ci stanno seguendo. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di vederci sabato con un altro grande, che è Gigi Cifarelli. Ci spostiamo un po' più a nord. Saluti a Gigi. Tra l'altro avete pure suonato insieme l'anno scorso. Vabbè, come si fa a chiudere una trasmissione quando siete così belli? Non lo so. ci proviamo lo stesso. Ragazzi, buon proseguimento. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Iscrivetevi al canale e a presto. Ciao. Ciao.